Buongiorno ragazzuoli miei, come avete letto oggi siamo con una gara parkour level, mi sto tramutando ragazzi, non so cosa, level prosciutto. Quindi andiamo subito con la furia. Io boh raga, l'ho provato sta macchina, non la usiamo da una vita, è una delle ultime auto tra virgolette 4x4, cioè trazione integrale, quindi dai. Spero di non aver fatto proprio una sciocchezza a prendere sto mezzo meno, ero indeciso. All'inizio mi veniva segnata la Banshee, però la Banshee raga è veramente, non toccarmi, veramente stra iper difficile. Poi pensandoci bene ho detto no, siccome è un level prosciutto devo assolutamente avere una macchina con trazione integrale, perché se no qui non andremo da nessuna parte. Quindi andiamo subito a prendere il checkpoint. Prima posizione per noi ragazzi, mi raccomando attivate le notifiche. Se non attivate le notifiche... ah, devo fare così? Non avevo visto sta roba. No! 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 Stavo dicendo ragazzi che le notifiche sono importantissime da attivare in questo periodo, perché YouTube sta cambiando un macello, e quindi se non avete la notifica attiva è ancora peggio di prima. Cioè proprio raga, a momenti YouTube vi toglie l'iscrizione al canale se non avete le notifiche attive, e le dovete soprattutto abilitare raga, abilitatele, mettete che YouTube vi invii le notifiche dal cellulare, altrimenti siete fregati. Io questo ve lo dico ragazzi perché serve per me, serve per voi, così non vi perdete nessun episodio di gare malate e così mi riuscite a dare il supporto, perché se no sono incasinato. Perfetto, avanti così. Olè, avanti. Occio, qui l'ho preso troppo stretta. Ma quanto caspita è lunga sta roba. Avanti così, molto bene. Molto bene. Facciamo così. A me mettono un'angoscia devastante questi pezzi, raga. Ma voi non sapete quanta angoscia ho nel fare sti pezzi. Voi dite, vabbè, Bistar, giochi a GTA, sei un mostro super ultra atomico, dovresti mangiare ogni gara così. E invece sì, ma la prudenza è sempre troppa. Poi con l'età che avanza, ragazzi, porca vacca, sono sempre più prudente. Guarda questo che mi sorpassa sulla sinistra, come è giusto che sia. Però io qui metto sempre colpetti, perché non si sa mai di quello che c'è. Ah, avanti così. Quello è il mio discepolo. Avanti. Ma che cavolo, che caspita il checkpoint. Ah, là dentro? Il primo ce l'avere fatta, e quindi ci dobbiamo riuscire anche noi ragazzi. Forza coi like, guarda qui i like come vanno! Esagerati. Siamo terzi, raga. Non è proprio... no, dove caspita vado? Eccoci. Perfetto, canestro, raga. 3 punti. Avanti! Questa la rischio. Top, checkpoint per noi. La cosa bella è che ha messo un checkpoint anche qua, eh. Gradino del podio. Gradino del podio, raga, ricordatevelo. Colpo di reni, top, via dritti. Qua giriamo. Credevo fosse una spirale dove dovevo appunto andare su, cioè che girava, e quindi per salire su raga uno deve continuare. Ah no, è una spirale, l'ho sbagliato io. Dobbiamo fare così. No. Avanti signori, si riparte, non vedo una cippa. Avanti così raga, verso l'infinito e oltre. Occio, occio, do caspita, vai, sta dritto. Devo un attimo riprendere l'abitudine qui raga. Sapevo io che c'era il salto. E adesso via. Si vola. Si vola raga. Da quella. Vedo la spiattaforma.
Continuiamo così, raga. Orca. Perfetto. Perfetto. Checkpoint per noi. Dai che li andiamo a prendere. Dai che li andiamo a prendere, raga. Dove devo andare? Su di qua? Guardalo lì, guardalo lì. I porcellini. Gli altri, raga, sono... No, 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 troppo a destra sono. Qua è difficile. Qua... Adesso capisco il non collisioni, raga, eh. Però... che recupero! Queste sono le tonnellate di tonno che mi sono sparato in tutti sti anni, raga. Che mi riescono... Che mi rendono veramente... Così. Occio, 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 occio. Via. Ho fatto molto bene a prendere sta macchina. Molto bene. Hop. Avanti. Poi pigliamo il giallo da questa. Ok, così, molto bene. E laggiù c'è il checkpoint. Quindi andiamo giù così a cannon. Yeah! Ah, preso. Da dove? Di qua? Ah, sei rispovnato. Ma no, caro, devi fare così da una parte e dall'altra. Guarda qua, la pasta col tonno di Beastard. Guarda qui. Guarda qua, raga. Avete preso il libretto di istruzioni qua? Che vi insegno come si fanno le gare. Ok, da questa. Dove caspita sto andando, raga? Mi sto a impappinare da solo. Io voglio solo prendere quel maledetto checkpoint. Checkpoint preso. E adesso giù di là. Molto bene. Easy. Molto bene, ragazzi. Molto bene. Vai così con la furia. Qua. Basta tenere il gas normale. Tanto non serve andare super veloci, raga. Chi va piano va sano e va lontano. E chi si ricorda il mio detto, modalità Beastard, lo sa ancora meglio. Allora, io qui mi lancerei come un facocero dall'altra, ma so già che non lo riesco a prendere perché qui è troppo storto, no? Là, com'è la situa? Qua secondo me questa macchina lo riuscirei a prendere, però. E Beastard è primo, Beastard è primo. E la primera position. Tra la 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 la. L'è solo mia. Allora, andiamo da questa. Guarda qua. Guarda qua che bello che è. Tac. Poi facciamo così. Va che velocità. Porca vacca. Non seguire i detti di Beastard. Succede questo. Lo abbandona. Ok, facciamo così. Bisogna andare piano, raga. Easy. Fare. Una manovra in più. Ma ti salva veramente un botto di roba. Tac. Checkpoint preso. Se io vado da questa la riesco ugualmente a prendere. Certo. Dai. No, girati dall'altra. Anche così. Perfetto. Ah! Presa. Che top, raga. Facciamo così. Oggi mi sono veramente mangiato un tonno intero, raga. Performance devastanti proprio. Ma così ho sbagliato. Guarda che roba. Guarda che roba. Che top, raga. È tutto Beastard.
Mio. Non va! Sono di schifo, stai fermo! Oh, quello attraversa le robe. Chi caspita l'è? Mio. Maledetto. Dove caspita devo andare col check? Boh, seguiamo raga la strada, easy. Non facciamoci prendere dal panico. Che il panico è la peggio cosa da poter fare. Ok, io c'ho... Ah, da questa? Pareva, no? No, no, fermati, 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 fermati! Ok. Che salvataggi! Città 025 mi dicono, eh? Eccoci nuovamente qua, raga. Guarda quello lì. Ok. Da, è retro? Mi sa proprio di sì. E adesso si va su di qua. Bella sta gara, è molto bella, raga. Mi piacciono anche... Ma che ho sbagliato? No, è giusto. Non spegnerti PC, che ho problemi col PC, ragazzi. Quando faccio episodi troppo lunghi, c'ho il PC che mi implode. Voi non so se vedete qualcosa, ma io poi quando edito divento matto. C'ho file con audio tagliato, robe. Panico! Preso! Raga, sto salvando certe situazioni che veramente meriterei non la prima posizione, ma la doppia prima posizione. Sto facendo delle cose veramente allucinanti. Dai, dammi qua la moto e andiamo. Andiamo così, ragazzi. Ritorniamo via. Volabati! E ritorniamo dall'altra parte. Ma perché ho curvato adesso? Ma sono un pollo, ero dritto! Cosa ci voleva? Io veramente, raga, mi perdo nei bicchierini d'acqua, veramente. Non che credo. Ogni volta... Torniamo giù! Torniamo giù da questa! Perfetto! Ottimo! Dai che riprendiamo tracciato. Olle. Perfetto, raga. Checkpoint nuovamente per noi. Riprendiamo questo. Rifacciamo così. Perfetto. Dentro a fagiolo sono entrato qua proprio. Dai, dammi sto checkpoint. Cosa dobbiamo fare? Cosa dobbiamo fare? Dove dobbiamo andare? Là sotto? Fammi vedere com'è che si fa a prendere questo. Magari non così eccessivamente come ho fatto io, o forse sì. Sì, si va col check, raga. Si prende tutto e si va avanti nuovamente così. Si torna indietro? Cioè, vuoi dirmi veramente che questa gara è... Ah, ma che bella! Grande Vincent, vinci. Lui ha concluso, noi siamo qui molto easy, raga, ormai ce la sciagliamo proprio. Ce la scialla vacchetta, la salviamo qui. Sto facendo dei salvataggi, non so se avete presente, raga, che ho sbagliato. Però ho recuperato.
dei salvataggi devastanti. Guarda qua. Sbadaboom! Perfetto questo. Guarda anche questo. Topissimo. Devo dire che, raga, sta furia mi piace veramente un sacco per le gare, eh. Mi piace veramente tanto. Molto controllabile, la trazione integrale va a bomba, veramente bella. Adesso nuovamente si vola, raga. Si vola! Ma che cavolo! Dovremmo esserci, ragazzi. Era dritto qua. E adesso hanno cambiato completamente tutto il metodo per l'impennata della moto. È veramente una cavolata. Un tempo volare con la moto era 10.000 volte più difficile. Comunque, io spero che il video, raga, vi sia piaciuto. Like, commento, attivate le notifiche. Mi raccomando, azionate la campanellina, abilitatele, fate di tutto e di più, raga. Io spero appunto che il video vi sia piaciuto. Commentate, condividete. Sentite qua, buono! Peccato che non sgomma, non impenna, non fa assolutamente nulla, ma si sente un rumore di turbo devastante. Io vi do appuntamento nel prossimo video. Qua da Bistard è tutto e appunto ci vediamo alla prossima.